Al termine Gabe mi reclutò nell'agenzia. Sì, per aiutarlo ad ammazzare, assassinare, trafficare armi, compiere atti di terrorismo. Lei è quell'uomo. Non Gabe e io. Non abbiamo mai fatto queste cose. Non abbiamo mai commesso atti di terrorismo. Ci sono quasi. Quanto tempo mi resta per piazzare gli esplosivi? Non molto. La squadra MI6 è in attesa. Stanno caricando dei camion nella baia di cargo a sud. Sto mandando Nigel a controllare. Ricevuto. Procedo verso l'area nord. E qui invece ritorniamo nei panni del nostro Gabriel Logan. Dublino, Irlanda, SS Lorelei. Mentre Liam sta testimoniando a Washington, Gabe è in Irlanda sulle tracce di un'altra spedizione di virus Siphon Filter. Lavorando con Maggie Powers, agente dell'MI6, Gabe deve evitare che il carico dei contenitori virali raggiunga la sua destinazione. Per farlo, Gabe deve infiltrarsi sulla nave e piazzare dell'esplosivo in punti chiave. Le bombe sono impostate per saltare quando la nave è in mare, così da farla affondare nelle profondità dell'Atlantico. Gabe sa, inoltre, di dover trovare il documento di carico per scoprire dove è stato testato il virus. Ha bisogno di ogni prova che possa servirgli a scoprire chi c'è dietro l'organizzazione Ombra che controlla l'agenzia. Portate il carico a terra e state pronti a salpare. Non voglio che si ripeta quello che è successo in Egitto. Ok. Sono dentro. Bene, la mia squadra è in posizione alle banchine. Affonda quella nave, poi vieni fuori da lì. Dopo aver sistemato l'esplosivo, vai al piano superiore per recuperare il documento di carico e la videocassetta. Ok, quindi i miei obiettivi sono chiari. Mettere gli esplosivi e recuperare, diciamo, tutto ciò che mi interessa. Oh, qui c'è un tizio che ha deciso di farsi ammazzare. Allora, io gli esplosivi devo piazzarli negli angoli, solo che non ricordo. Oh merda. Ma perché non lo mira? Ma che cazzo è scemo? Ma no, vabbè, io ragazzi non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Cioè, delle volte sto... Ecco, vedi, piazza l'esplosivo qui. Quindi bisogna andare in diverse banchine, in diversi, diciamo, in diverse zone della barca, della nave in questo caso, e piazzare gli esplosivi agli angoli. Ora, di qua non si può andare, è chiusa. Quindi dobbiamo entrare necessariamente da lì. Anche la mappa tecnicamente della barca, cioè della nave, dovrebbe essere abbastanza semplice. Ecco, vedi? Perché qui piazza l'esplosivo. Qua piazza l'esplosivo pure. Quindi diciamo non c'è tanto pericolo di confondersi. Solo che giustamente... Ok, facciamo attenzione perché questo non so come mi abbia visto, però ok. Ok. Boh, veramente non so da dove mi abbia visto, però fa nulla. Facciamo un lavoro bello silenzioso. Ecco qua. Mettete il carico al sicuro. Erano seri quando parlavano di salpare in orario. Ok, qui c'è l'altra zona. Facciamo attenzione. Niente, i colpi alla testa impossibile farli. E qui dovrei piazzare l'esplosivo. Ok. Sì, sì, il fatto di piazzare gli esplosivi all'angolo me lo ricordo abbastanza bene, perché la prima volta che ci giocai praticamente ho perso non so quanto tempo nel piazzare gli esplosivi
nel posto giusto. Cioè, non sapevo dove piazzare gli esplosivi. Quindi giravo tondo e dicevo, ma dove cazzo li devo mettere questi esplosivi? E poi, invece, alla fine... mi sono ricordato, o per meglio dire, mi ricordo il fatto che appunto debba piazzarli necessariamente lì. Allora, qui attenzione. Perché se posso, diciamo, evitare combattimenti è meglio. Perché sparare alla testa, ovviamente in modo furtivo, è più semplice. Ecco, vedi, lì ce n'è uno. Però se n'è andato da quel lato, quindi lo accoppiamo dopo. Non ti fidare di nessuno. Se vedi qualcosa o qualcuno dove non dovrebbe stare, spara senza pensarci. Guai in vista? Ricordi Suez? Preferisco non farlo. Ecco, qui si stanno preparando al loro triste destino. Allora, prendiamo il vantaggio dell'altezza e facciamo fuori prima lui, che è fermo. E poi qua dovrebbe spuntare l'altro. Benissimo. E ora dobbiamo piazzare la bomba. Dov'era? Qua. Perfetto. Adesso che abbiamo piazzato tutti gli esplosivi della nave, dobbiamo andare nel piano superiore a recuperare i documenti e la videocassetta. Quindi si va di qua. Qua ricordiamoci che c'era il tizio che adesso facciamo fuori. Ma dai, il colpo che trapassa... Cioè, miro lui e trapassa il colpo. Ma che cazzo? Ok, anche qua abbiamo fatto fuori. Allora, facciamo attenzione perché io mi ricordo che uno di questi stronzi era praticamente... messo qui nell'angolo. Però adesso aspettate, perché qua mi sa che sto girando tondo. Ah, ecco, infatti. Ah, ecco, devo piazzare l'esplosivo esca. Ah, sì, nella sala motori era, se non sbaglio. Che era quello più piccolino, che mi permetteva poi di aprire le porte e distrarmi per il piano di sopra. Era l'esplosivo quello piccolino. Ecco qua, nella sala motori. Keep clear. Eccoci. Quindi saliamo. Facciamo attenzione qua, perché qua dovrebbe esserci... Eccolo qua, l'ingegnere che... Vedi, qua c'è l'esplosivo esca, ma noi prima... facciamo fuori l'ingegnere, dottore, ingegnere, avvocato, tutti. Qua sopra, ecco, qua sopra sì. Poi si saliva. Qui c'era il giubbotto antiproiettile, ma non mi interessa. Ok. Questo è morto. Ok, e ora possiamo andare al piano di sopra. Ovvero la zona VIPS. Diciamo, ecco qua. Il capitano ora è impegnato, ma vuole che gli mandi da mangiare immediatamente. Questo piano è off limits, quindi usa il montacarichi. Sì, signore.
Ecco, perfetto. Poverino, non c'è bisogno di ucciderlo il cuoco. Alla fine non fa nulla di male. Non è armato. Eccola qua, questa è la spider. Ecco, ora qua tecnicamente c'è il mangiare. E qui c'è il montacarichi. Ok, perfetto. Per ora nel montacarichi io credo di poter salire tramite il montacarichi, se non ricordo male, vero? Perché io mi infilavo là dentro e salivo. Esatto. Il capitano sta tornando al suo alloggio. Eliminalo. Quindi il capitano sta tornando nel suo alloggio e noi dobbiamo eliminarlo. Ecco, lì c'è qualcuno. E lì c'è il capitano. Perfetto. Quindi ora noi ci mettiamo così. E appena passa, gli facciamo. Bastardo. Mi ha visto. Gli facciamo kabunga. Anche questo lo abbiamo fatto fuori. Ecco qua. Qua ci sono i documenti. E ora dobbiamo prendere anche la videocassetta. Solo che la videocassetta, esatto, doveva essere... No, questo era il letto. Forse c'era l'altra stanza accanto qua, se non ricordo male. No, questo è il piano da dove si saliva, quindi è dall'altro lato. Qua cosa c'era? Giù bottone di proiettile forse? Ah no, le granate. Minchia. Non le ricordavo le granate. Allora, aspetta, questa era la stanza del capitano. E allora vuoi vedere che era qua, forse da qualche parte? No, non c'entra qua. Oppure dovevo veramente scendere? Mi sta venendo il dubbio in realtà. Aspettate un secondo, apriamo la mappa. Vedi, altra mappa, rubo il video dell'incontro. Eh sì, mi sa che dobbiamo scendere veramente allora. Sì, sì, mi sa che dobbiamo scendere veramente. Mi ricordavo di no, che fosse una stanza a parte, invece mi sa che dobbiamo scendere dalle scale. No, quelle che c'erano qua. Ecco, sì, esatto. Bastardo, madonna, guarda come mi è arrivato questo. Madonna mia, mi è arrivato sparato. Ok, eccolo, perché era qua il video. Io non capisco perché c'è un po' di input lag.
Perfetto. Ok, quindi torno alla zona di carico. Quindi dobbiamo ritornare adesso tutto indietro. Praticamente dobbiamo rifare tutta la strada. Quindi dobbiamo risalire da qua. Tra l'altro mi sto anche sfasciando le dita, perché i comandi sono terribili. Non lo posso usare più il montacarichi? Allora devo tornare da qua dietro, devo fare tutta la strada a piedi. Porca miseria. E va bene, facciamo la strada a piedi. Mi ricordavo che si potesse riutilizzare il montacarichi, invece niente, altro ricordo distorto della mia infanzia. Ne ho parecchi su Siphon Filter, purtroppo, l'ho giocato troppi anni fa. Mi ricordo le cose più importanti le ricordo, ma ci sono alcune piccolezze che invece non ricordo più. Allora, qui dovrebbe esserci, cosa c'è? Il giubbotto. Ecco, noi basta che seguiamo i nemici e sappiamo di andare nella direzione giusta. Ok, qua adesso siamo riscesi, perfetto. Però adesso mi devo ricordare qual era la zona di estrazione. Che era quella dove siamo praticamente partiti da inizio livello. Ecco, qui siamo dove c'è la cucina. Grandissimo figlio di cosa fidusa. Me lo ricordavo che mi spuntava questo tipo jumpscare, ve l'avevo detto poco fa. Che ce n'era uno nell'angolo. Ma porca... Ecco, vedi, qua siamo ritornati praticamente nella porta che era chiusa poco fa. Quindi adesso noi dobbiamo andare di qua. No, non ti girare. Ecco qua. No, ma mi sa che non era questo. No, non credo che era questo. Sì, vedi, è quella dell'altra. È l'altra. L'altro molo. Porca miseria. Qua i colpi almeno vanno a segno, a differenza degli altri Siphon Filter. Ok, dovremmo essere adesso nella direzione giusta. Ecco qua. Esatto. Sono tornato nella zona di carico, ma la gru è stata disattivata. Aspetta lì, ci penso io, ma ho bisogno di copertura. Beh, sembra che ci siano ancora guai in vista. Non è finita. Ottimo.
Minchia, quello si è messo. Si era messo proprio dietro la gru, non lo potevo colpire. Nave esplosiva. Ok, e anche questa è fatta. Detto ciò, vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima.